6 gennaio 1810, Giacomo Leopardi, alla Marchesa Volumini a Roberti. Carissima signora, già che mi trovo in viaggio, volevo fare una visita a voi e a tutti gli signori ragazzi della vostra conversazione. Ma la neve mi ha rotto le tappe e non mi posso trattenere. Ho pensato dunque di fermarmi un momento per fare la piscia nel vostro portone e poi tirare avanti il mio viaggio. Bensì, vi mando certe bagattelle per codesti figliuoli, a ciò che siano buoni, ma ditegli che se sentirò cattive relazioni di loro, quest'altr'anno gli porterò un po' di merda. Veramente, io volevo destinare a ognuno il suo regalo, per esempio a chi un corno, a chi un altro, ma ho temuto di dimostrare parzialità e che quello il quale avesse i corni curti invidiasse i corni lunghi. Ho pensato dunque di rimettere le cose all'avventura e farete così. Dentro l'annessa cartina troverete tanti biglietti con altrettanti numeri. Mettete tutti questi biglietti dentro un orinale e mischiateli bene bene con le vostre mani. Poi ognuno pigli il suo biglietto e veda il suo numero. Poi con l'annessa chiave aprite il baule. Prima di tutto ci troverete certa cosetta da godere in comune. E credo che cotesti signori la gradiranno, perché sono un branco di ghiotti. Poi ci troverete tutti i corni segnati col rispettivo numero. Ognuno pigli il suo e vada in pace. Chi non è contento del corno che gli tocca, faccia baratto con i corni degli compagni. Se avanza qualche corno, lo riprenderò al mio ritorno. Un altro anno, poi, si vedrà di far meglio. Voi poi, signora carissima, avvertite in tutto quest'anno di trattare bene cotesti signori, non solo col caffè che già si intende, ma ancora con pasticci, crostate, cialde, cialdoni ed altri regali. Non siate stitica. E non vi fate pregare, perché chi vuole la conversazione deve allargare la mano e se darete un pasticcio per sera sarete meglio lodata e la vostra conversazione si chiamerà la conversazione del pasticcio. Frattanto state allegri e andate tutti dove io vi mando e restateci finché non torno. Ghiotti, indiscreti, somari, scrocconi dal primo fino all'ultimo. La Befana.